sulla nostra nazionale. Capite? Queste sono le contraddizioni che non possiamo accettare. E allora la seconda cosa che voglio dire, la Chiesa di Gaeta, su questi temi c'è e marca stretto tutti quelli che possono fare qualcosa, fa sentire la propria voce, perché l'unico modo di sostenere i sindaci, di sostenere le amministrazioni che realmente vogliono limitare questo fenomeno sul proprio territorio, è che dal basso nasca una coscienza nuova. E allora è importantissimo che mettiamo a tema tutti, la Caritas, parlo come direttore Caritas, ci siamo messi insieme con le aggregazioni laicali, con Libera, ecco, questo è il modo di lavorare, fare rete, creare una coscienza nuova, sostenere le persone che purtroppo sono incappate in questa malattia che in realtà, come diceva Francesco, è una trappola. Ecco, la Chiesa di Gaeta su questi temi c'è e non molla e marca strette anche le amministrazioni, perché abbiamo mandato una lettera a tutti i sindaci, non tutti i sindaci hanno ancora risposto, per aderire alla giornata del buon gioco e per creare quindi un consenso attraverso il manifesto, un manifesto di intenti sulla volontà di contrastare il fenomeno e su dei regolamenti restrittivi che, se anche poi verranno bocciati, dobbiamo continuare a dire questa è la strada giusta, fino a che anche chi governa questo paese malato non prenda coscienza. E dico che è malato perché gli italiani spendono, l'ultimo rapporto Caritas, 96 miliardi l'anno. Li buttiamo nell'azzardo, 96 miliardi, non milioni, e spendiamo per mangiare 140 miliardi. Beh, fate voi il rapporto. Spendiamo per mangiare 140, spendiamo per giocare, buttiamo nel gioco 96 miliardi. C'è qualcosa di malato. E allora ecco, siamo qui per dire invece che abbiamo la gioia di vivere, voglia di vivere in modo sano. Vogliamo che i nostri ragazzi, i bambini che vedete lì giocare, giochino. Il gioco è una cosa seria, si può dire. Il gioco è una cosa seria. Non si può accostare alle fabbriche di morte, di disperazione e disagio per le famiglie e per la società. E allora, ecco, questo è quello che oggi vogliamo dire. Io davvero chiedo a tutti di partecipare, ci sono degli strumenti lì, ma portiamoli a chi passa, diffondiamoli, facciamo conoscere questa realtà, questo fenomeno, e creiamo una rete sempre più ampia di una coscienza nuova, dove questa realtà di fatto non viene accettata, ma si mettono in atto azioni di coscienza civile, azioni di un rinnovamento possibile di questa società. D'accordo? Buona giornata a tutti.